Si è conclusa con un bilancio positivo l'iniziativa Il Maggio dei Libri, realizzata dal locale club UNESCO di Cerignola, diretto da Giovanni Martiradonna, che in tutta Italia è stata molto seguita. L'ultimo evento, che si è svolto mercoledì sera presso il Polo Museale Civico di Cerignola nel Foggiano, è stata la presentazione del libro del professor Arnold Turtur, L'equilibrio imperfetto. Un romanzo breve ambientato in un paese immaginario vicino a una conca vulcanica. Protagonista un giovane medico chiamato a risolvere un mistero della popolazione dell'isolato paesino. Si intrecciano una serie di personaggi manzoniani per un libro che si è rivelato una autentica sorpresa positiva. L'evento è stato presentato da Paola Ruocco e Pasquale Braschi con accompagnamento musicale. L'intervista integrale al professor Aldo Turtur la potrete seguire nella edizione del nostro telegiornale alle 18. In interessante serata mercoledì sera all'ex opera organizzata dall'associazione Intercultura, che ha proposto un interessante convegno dal titolo Dove sta la frontiera, promossa dai volontari del centro Ovandino col patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e del Comune. L'evento si è inserito nel calendario delle manifestazioni per il centenario dello scoppio della Prima Guerra Mondiale e anche per il centenario dell'American Field Service, che è nata negli anni 10 a Parigi, col tempo è diventata una rete mondiale dedicata agli scambi scolastici internazionali. Di tutto ciò ne hanno parlato Rosalba Cipollino, presidente del gruppo locale Intercultura, insieme a volontari e la responsabile regionale per lo sviluppo del volontariato Emanuela Di Chiara. Una serata contraddistinta da tanta musica e anche da un balletto. L'intervista con la presidente Rosalba Cipollino la potrete seguire nelle prossime edizioni del telegiornale. L'Iposea Udas vince a sorpresa la semifinale di andata playoff per la promozione in B2. I biancazzurri, allenati da Roberto Ferraro, hanno battuto in trasferta la formazione del San Michele Bari, che aveva concluso la regular season al sesto posto del girone B e che nei quarti di finale aveva battuto il Martano per 3-0, ha perso con identico punteggio dai giocatori opantini. Una partita intensa, combattuta sin dai primi punti. Lanzone i compagni hanno retto l'urto contro i quotati avversari, che hanno sudato e rischiato tantissimo contro la formazione opantina. Il tutto si è deciso ai vantaggi, come dimostrano i parziali 26-24, 29-27, 26-24 per l'Iposea. Match di ritorno domenica 31 maggio alle ore 19 al Palasport di Leo a Cerignola.